capire, cerca di capire come fare a liberarti, diciamo, a liberarti di queste situazioni, a liberarti di queste situazioni nefaste riconoscendolo, no? Perché devi riconoscerlo in prima istanza. E vediamo se la nostra Rosy fa il suo lavoro, io la pago lautamente, vediamo se finalmente farà il suo lavoro o come al solito una lavativa come quell'altra lì. Com'è che si chiama quell'altra? Non mi ricordo mai. Quell'altra, com'è che si chiama quell'altra che pago lì che non fa mai niente? Non mi ricordo mai com'è che si chiama quest'altro. Vabbè. Mi verrà in mente. Allora, comunque sia, dobbiamo imparare, diciamo, dobbiamo imparare a gestire un po' le situazioni, no? Riconoscere questo narcisista covert per liberarcene, per finalmente essere liberi. E allora, ci sono diverse cose che potete fare. Riconoscere un narcisista covert non è sempre semplice perché questa forma di narcisismo è spesso più sottile e meno evidente, diciamo, rispetto al narcisista classico. E praticamente ci sono diversi segnali, no, distintivi del modo in cui parlano, nel modo in cui si comportano, nel modo in cui fanno. Salutiamo anche la nostra Roxy Rosa. Bene, brava Roxy. E invece noi dobbiamo prendere atto di questa cosa. Dovete prendere atto del fatto che questo tipo di narcisisti è estremamente negativo, estremamente nefasto. Dovete prendere atto di questo, eh. È molto importante prenderne atto. Allora, tu devi capire che da come parla, da come si comporta, puoi riconoscerlo, ma non soltanto puoi riconoscerlo. Una volta che l'hai riconosciuto, cara Malgasciona, cara Rampana, una volta che l'hai riconosciuto, devi liberartene, però, perché poi questo è il vero annoso problema, no? Voi riconoscete di avere a che fare con una persona tossica, riconoscete di avere a che fare con una persona maligna. Riconoscete di avere a che fare con una persona malvagia, riconoscete di avere a che fare con un narcisista e poi ve lo tenete sempre, poi ve lo tenete sempre e anzi sperate di sedurlo, sperate di conquistarlo, no? Non vi rendete neanche conto che siete poveracce, mentecatte, che diciamo andate a inseguire chi non vi merita, andate a inseguire chi non vi dà, non vi potrà mai dare quello che volete, quello che desiderate, no? Quindi questa volta, una volta per tutte, quando avete riconosciuto che avete a che fare con un narcisista covert, liberatevene. Libera nos a malo. Credo che sia un punto fondamentale. Libera nos a malo. Perché se non te ne liberi, ti uccide. Se non te ne liberi, ti distrugge. Se non ti deliberi, ti uccide. E invece voi dovete liberarvene. Dovete liberarvene. È molto importante imparare questo, ovviamente. È molto importante riuscire a farlo, perché se non lo fate, praticamente ne pagherete le conseguenze. Saranno conseguenze pesanti, saranno conseguenze disastrose. Quindi il primo punto è l'autocommiserazione costante, no? Quando hai a che fare con un narcisista covert, tieni presente l'autocommiserazione costante. Il narcisista covert tende a presentarsi come una vittima, spesso racconta storie di ingiustizie subite, voi dovete fregarvene, no? Di una persona che racconta delle storie di giustizie, ingiustizie subite. A voi che cavolo ve ne frega quello che racconta? Ditemi che cosa ve ne frega, cioè, anche se le avesse subite veramente, è un suo problema. È un suo problema, no? Non è un vostro problema. Perché, diciamo, queste sono le sue caratteristiche, no? Ma a voi non deve fregarvene più di tanto, come se uno vi dicesse: ah, io ho sofferto tanto nella mia vita. Tra l'altro, fatevi delle domande, no? Quando incontrate qualcuno, magari per le prime volte, già che quando lo riconoscete che inizia a dirti, diciamo, a fare la vittima del mondo, attenzione, attenzione, perché appartengono a questa categoria. Quelli che fanno la vittima del mondo,
L'autocommiserazione costante è una caratteristica tipica, no, del narcisista covert, a differenza del narcisista overt, che tende a mostrarsi grandioso, dominante. Il covert adotta un approccio più sottile e spesso si presenta proprio come vittima, no? Fa proprio la vittima. Questo atteggiamento vittimistico ha comunque diversi obiettivi. Un obiettivo è quello di catturare l'attenzione. Presentandosi come vittima di giustizia, il narcisista covert attira l'attenzione su di sé e si assicura che gli altri si preoccupino per lui, no? Poi che cosa fa? Elicita compassione, cioè. E spera raccontando storie di maltrattamenti, spesso lo fanno le donne, fate attenzione, anche le amiche, eccetera, quelle che raccontano che sono state maltrattate, che hanno vissuto questo, che hanno vissuto quello. Fate attenzione perché il fatto che dicano di essere state maltrattate non è un vostro problema. Voi non dovete farvene un problema. E questo è un punto molto importante. Noi cercano proprio di elicitare compassione, di manipolare le percezioni fondamentalmente, no? Si dipingono come vittima. Il narcisista covert può distorcere la percezione che gli altri hanno di lui, si fa sembrare che i suoi comportamenti siano giustificati dalle circostanze avverse, no? Inizia a raccontare queste cose, si evita poi le responsabilità, perché al narcisista poi non ne frega niente. E di prendersi le responsabilità, anzi, quando interagirai con un covert, tieni presente che sarà comunque sempre costantemente colpa tua. Quindi devi un po' prendere atto, no, di queste cose, molto importante. Devi tenere presente che questo eviterà di assumersi qualunque responsabilità. Adottando il ruolo di vittima, il narcisista covert evita di prendersi qualunque responsabilità delle proprie azioni, scarica sempre su fattori esterni, scarica sempre la responsabilità sugli altri. L'autocommiserazione diventa quindi una strategia chiave, e tu, come dire, ci caschi per mantenere il proprio senso di superiorità, cioè mi dimostro debole vittima, ma per mantenere il mio senso di superiorità nei tuoi confronti. Questo è un punto molto importante. Devi tenerlo presente ovviamente, quindi fare attenzione perché sono caratteristiche. Poi, tra l'altro, inizierà a criticarti perché non credere che non ti critichi, utilizzerà delle critiche sottili, ma poi sono sempre critiche comunque che pioveranno sulla tua testa, no? Le critiche sottili, i comportamenti passivo-aggressivi sono tra le tecniche, se vogliamo, più manipolative, più utilizzate dai narcisisti covert, a differenza degli overt che esprimono apertamente il loro senso di superiorità, il loro senso di disprezzo. I covert adottano un approccio più subdolo, no? Fanno commenti velati, invece di fare osservazioni dirette, i covert utilizzano frasi ambigue che possono essere interpretate in più modi. Diciamo, adottano un approccio più subdolo, fanno dei complimenti contorti, cioè, ah sì, sei bravo in questo per essere un principiante, non so, complimenti velati, no? Ah, sei dimagrita, beh, certo che eri obesa, come dire, no? Hai perso due, secondo me hai perso 2 o 3 chili, beh. Certo che con tutti i chili in più che avevi non si vedono neanche. Quindi è un umorismo sarcastico fondamentalmente, no? Ovviamente devono in qualche modo nell'ambito delle relazioni cercano di distruggerti fondamentalmente, no? Sminuiscono, poi tendono a sminuire i successi degli altri, no? Cioè non valutano assolutamente la possibilità che un'altra persona possa avere più successo di loro. Questo gli dà fastidio. Loro tendono a minimizzare, a distruggere i successi degli altri. Quindi dicono delle frasi come, ad esempio, anche nel lavoro, no? Ah, beh, hai fatto sto lavoro, beh, non è mica niente di straordinario, eh? Chiunque poteva farlo, no? Ecco, quindi tendono a sminuire, no? Magari, beh, ma io vedo anche su YouTube, no? C'è gente che mi dice, magari. È capitato, no, che qualcuno che magari, che ne so, ha 10.000 iscritti, per dire niente, in confronto a me, con tutti i canali che ho, e mi dice, vabbè, ma anch'io
riuscirei se facessi tanti video. E falli, no? Cioè, riuscirei se facessi tanti video. Non che mi dici riuscirei, ci sei riuscita? No. Ci sei riuscito? No. E perché non hai fatto tanti video? Ma questo lo dici tu, perché secondo me potevi fare neanche 10 milioni, magari non ci riuscivi. Prima falli e dimostra che ci riesci, se no stai zitto. No, questo è per fare un esempio stupido, no? Però ci sono persone che, come dire, non fanno le cose e dico, ma tanto se volessi lo farei anch'io, ci riuscirei anch'io. E allora fallo, oppure stai zitto, no? Cioè, o stai zitta. Quindi questo è un modo di dire, no? Per dire che però ci sono persone che in qualche modo hanno un po' questa caratteristica, no? Ad esempio, ci sono anche altri che hanno un comportamento da martire, no? Cioè, hanno un atteggiamento veramente come se fossero stati maltrattati. Distrutti, anche questo, no? Li mette in una posizione, tra virgolette, di superiorità morale, fondamentalmente, no? Si credono di essere moralmente superiori. In realtà sono soltanto inferiori, sono soltanto poveracci, sono soltanto mentecatti. E questo è un punto importante, no? Da prendere in considerazione. Noi dobbiamo renderci conto che noi non siamo inferiori a nessuno e non dobbiamo permettere che qualcuno ci dica questo. Tra l'altro, poi possono utilizzare anche come forma di punizione, se sanno, se capiscono che hanno potenziale, ovviamente utilizzano il ritiro affettivo. Cos'è il ritiro affettivo? È una forma passiva-aggressiva di punizione, fondamentalmente, cioè ti puniscono togliendoti attenzioni, ti puniscono togliendoti emozioni, no? Ti triangolano con gli altri e qua devi soltanto fregartene, cioè non c'è niente da fare. Sono delle tattiche che sono progettate per destabilizzarti, per distruggerti, per ridurre la tua autostima e per mantenerla sotto il loro controllo. Quindi purtroppo non c'è poco da fare, devi levarti dai maroni, non devi cadere nella loro trappola, non devi cadere nella trappola di diciamo, commiserarli, perché nel momento in cui tu li commiseri, praticamente sei finito, no? Tra l'altro hanno anche dei comportamenti tipici che sono ad esempio l'invidia nascosta, no? Il narcisista covert prova invidia. Tenete presente che questo è un altro indicatore molto importante per capire che ha a che fare con un narcisista covert, il fatto che prova invidia. Che prova invidia? Il narcisista covert è una figura complessa, diciamo, se andiamo a vedere, che però possiamo riconoscere, è difficile da riconoscere perché ha una natura nascosta, ha una natura, diciamo, mascherata, quindi potrebbe apparire più difficile riconoscerlo, però devi tenere presente che tu puoi riconoscerlo e riconoscere anche l'invidia, no? Che si manifesta in tanti modi. In che modo si manifesta l'invidia? Beh, ad esempio, minimizzando i tuoi successi, no? Un narcisista cover tende a sminuirti, a sminuire i tuoi successi, tende a fare dei commenti passivo-aggressivi, ad esempio, tende a dire, ah, è bello vedere che anche se dai, anche tu dai un piccolo contributo, magari hai fatto tutto, no? Cioè, per dire, no? Sottovalutano le tue qualità, no? Invece di riconoscere e approvare le tue qualità, siccome le invidiano, cercano di mistificarle, cercano di dire che non sono nulla, no? Fanno dei confronti subdoli fondamentalmente, anche col nulla. Ah sì, questo qua l'hai fatto, però ho visto delle persone che lo fanno meglio di te. Quindi dietro la loro invidia però c'è anche la loro debolezza, questo devi tenerlo presente. Dietro la loro invidia c'è la loro fragilità nell'autostima. Narcisista covert ha un'autostima fragile, i successi degli altri vengono percepiti come una minaccia, no? Alla loro immagine di sé, hanno un bisogno di sentirsi superiori, sentono proprio il bisogno di sentirsi superiori agli altri, la loro invidia che parla per loro, no? Ma questo nasconde un'insicurezza profonda e quindi tu devi riconoscerli, perché ripeto, l'unico modo per difenderli è riconoscerli e andartene via. Cioè, anche qua, no? Una volta che hai riconosciuto che hai a che fare con un narcisista covert o overt o di qualunque natura, è inutile che stai a pensare, ma lo voglio, voglio conquistarlo, voglio sedurlo, voglio fargli innamorarlo qui. Non c'è niente da fare, alla fine avrai una vitaccia di merda, perché
L'unica cosa che devi veramente imparare a fare è chiudere la situazione, chiudere, chiudere, chiudere. Quindi devi mantenere la tua fiducia, devi continuare a credere nei tuoi successi, nelle tue capacità, indipendentemente dai tentativi del narcisista di minimizzarli. Quindi stabilisci dei confini chiari, non permettere al narcisista di influenzarti, non devi assolutamente permettere di influenzarti. E devi, soltiamo la nostra chiavetta palma, e te li devi fondamentalmente togliere dai maroni, no? Perché hanno caratteristiche estremamente negative. Tra l'altro, diciamo, un'altra delle caratteristiche, no, che ha delle cose che fanno i narcisisti, quelli covert, un altro comportamento che puoi riconoscere è, diciamo, sono i complimenti ambigui, no? Complimenti ambigui, che ne fanno abbastanza spesso, perché a livello logico cercano di farti un complimento, però poi è più forte di loro, non possono fare a meno di squalificarti, no? Questi individui, diciamo, nonostante appaiano inizialmente gentili, modesti, perché si presentano in questo modo, sono estremamente abili nell'utilizzare dei comportamenti ambigui. Salutiamo agli egg, utilizzare dei comportamenti ambigui, ma anche dei complimenti ambigui per controllarti, per destabilizzarti, per diciamo, salutiamo Roxy, per ottenere dei risultati. Un esempio classico è quello diciamo di farti un complimento, ma nello stesso tempo castrarti. Ah, hai fatto bene questo, ah, che bravo, vista la tua intelligenza limitata. È molto positivo che tu sia riuscito a fare questo, no? Come dire, ti gratifico, ma tanto ti faccio passare il messaggio che tu hai un'intelligenza limitata, per dire, no? Apparentemente potrebbe anche sembrare un complimento, però, come dire, visto che sei un cretino, il fatto che tu sia riuscito, beh, è positivo, vuol dire che sei riuscito almeno stavolta dalla tua cretinaggine, no? Per cui utilizzano molto spesso questi falsi comportamenti. E poi, diciamo, questo ovviamente genera confusione, perché l'altra persona si sente confusa, la persona si potrà sentire confusa, si potrà sentire, diciamo, dipendente, perché la necessità di approvazione e rinforzo intermittente abbiamo visto che genera dipendenza, no? Quindi, tra l'altro, chi volesse poi può seguire sul canale Massimo Taramasco tutte le mie lezioni, dove do delle istruzioni molto chiare per poter raggiungere dei risultati, no? Quindi genera confusione, ma può generare anche dipendenza. Ricordatevi l'effetto Zeigarnik è un effetto che dimostra che c'è dipendenza. Quindi, oppure possono dirti delle frasi, come stai bene con quel vestito? Non si vede che sei una grassona, per dire, no? Ah, ti sta bene quel vestito, riesci a mascherare il fatto che sei una grassona. Come ti faccio un complimento, ti sta bene quel vestito, però poi ti dico che sei una grassona, diciamo, no? Oppure, ah, che belle scarpe, sembra quasi che non sei una nana, per dire. Adesso sto facendo esempi, no? Ovviamente io qua lo faccio per giocare, no? Però il discorso è che il narcisista invece ti martella costantemente e tu ad esempio finisci per credere, no? Finisci per credere alla realtà che il narcisista ti sta creando fondamentalmente, no? Quindi tu non devi essere assoggettata a questa visione distorta della realtà. Quindi devi utilizzare ad esempio il metamodello, no? Che io sto spiegando sul canale Massimo Taramasco. Ma il metamodello è un modello molto utile, sono set di domande che possono servire anche per smascherare i narcisisti covert e per togliersi. Ad esempio, se tu mi dici qualcosa di quel genere lì, io potrei dire: cosa intendi esattamente che non sono bravo, che ho un'esperienza limitata? Ovviamente la cosa importante è mantenere tassativamente la calma, ricordati che se non mantieni la calma, sarai manipolato. Fondamentalmente è molto importante imparare a mantenere la calma quando si ha a che fare con personaggi come i narcisisti, è fondamentale. E poi riconoscere queste dinamiche è comunque il primo passo per proteggersi dagli effetti tossici che
che ti genera la relazione con una narcisista covert. Sono effetti veramente estremamente tossici. Poi i narcisisti, ad esempio, hanno loro invece un'elevatissima sensibilità alle critiche, no? Nel momento in cui tu fai una critica banale, no? Questi vanno subito in escandescenza. Sebbene apparentemente vorrebbero farsi vedere umili, vogliono far vedere che sono così, poi in realtà hanno, temono tantissimo le critiche e cercano in tutti i modi di superarle. Bene, questo è un po' il quadro, no? Se tu riesci a seguire queste situazioni, riuscirai a riconoscere e a liberarti dai narcisisti covert. E nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale.